Yes, it's been challenging because we don't have a very, very good idea of which vehicle we get on the space station during my increment, which crew, or if any. But for all it's worth, we have been receiving training on how to react in case of emergency and what to do should we get the visit of one of the new commercial vehicles. Oh boy, you certainly don't want to hear me training and practicing on my guitar, and you definitely do not want to hear me singing. I do have a bucket list of things that I like to play for my own very personal pleasure. Do I have a playlist? I have several playlists. I've been listening more to Italian music recently, but in general, anything, any kind of classic rocks, Beatles, or classic Italian 80s and 70s has been on my playlist for a very long time. It's a tough question, mostly because the sacrifices are really not mine. I chose every step of the way. When I became a pilot, when I joined the Air Force, the Italian Air Force, to be a pilot, a fighter pilot, a test pilot, and then when I applied for the selection and went through the training, these were all steps that I chose. The biggest sacrifice was made by the people I love, specifically my daughters, and knowing that their sacrifice is not voluntary but imposed by me is probably the thing that's hardest to take in this job. That's an easy answer, yes, every day. I would say that the biggest difference the first time is that I wanted to gain, to achieve and gather as much as possible from the training. I was a rookie and it was the first time. This time, I felt a lot more like a mentor to those that were first time flyers. I wanted to give back as much as possible and knowing their feeling as first time flyers. That's no moon. It's a space station. Oh wow! The biggest challenge of the Beyond mission is the one I haven't found yet. Some things will be harder. Some things will be easier. From a practical point of view, there are a lot of things that I've already done, so it is understandable that they will come easier, but at the same time, knowing how challenging some of the things can be, should things go wrong, they can be challenging in their own way just because of that. Preparare la seconda missione è più facile perché si sa già abbastanza bene su cosa concentrarsi e quali invece elementi sono più semplici, quindi il lavoro in un certo senso è già stato fatto. Poi fortunatamente per me, nonostante siano passati passeranno sei anni tra le due missioni, mi ricordo la maggior parte della maggior parte dei sistemi e delle procedure, e l'unica cosa che ho dovuto imparare di nuovo sono stati i delta, i cambiamenti. E per fare il comandante c'è qualche lavoro in più da fare, qualche lezione in più da fare, ma soprattutto il lavoro più importante è quello di fare la guida durante le situazioni di emergenza, qualcosa che si può imparare soltanto sul campo e con l'addestramento. L'addestramento di un astronauta è il 90% del suo lavoro e il 10% può essere veramente in orbita. Uno dei miei punti fondamentali quando preparo la gente per un'esercitazione è di dire: a un certo punto prendetevi 5 secondi per guardarvi intorno e dire sto facendo una cosa unica, bellissima, e devo sfruttare, godere di questo momento e divertirmi. Quindi assolutamente non esiste la noia nel mio mestiere, né durante l'addestramento, né durante il lavoro a terra, né sicuramente quando sono in orbita. E poi per quanto riguarda se è duro, cosa è duro, io di solito non penso in questi termini, penso in termini di sfida e soddisfazione. Più qualcosa vale la pena di fare, più deve essere difficile e più sarà la soddisfazione una volta superato l'ostacolo.
se mi sto preparando per la Luna, non smetterò mai di prepararmi per la Luna. Sono 42 anni che mi addestro per andare sulla Luna.